E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. Il Vangelo ci ricorda che Gesù, uscito dalla sinagoga, si recò, andò subito nella casa di Pietro. Questa è la vera immagine del nostro abitare gli spazi. Possono essere spazi sacri, come abbiamo visto, spazi dove ci si incontra, luoghi dove ci si incontra con il Signore, ma sono anche i luoghi e gli spazi della vita quotidiana. Per noi allora abitare vuol dire proprio abitare la casa comune. Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato Si, ci ha ricordato che abbiamo tutti, credenti e non credenti, abbiamo tutti la stessa casa, la casa comune, il mondo. Ed è lì che noi siamo chiamati a entrarvi dentro, a esserci e a testimoniare con la nostra vita e con alcune scelte concrete quanto Dio ci ama, quanto Dio ci vuole bene, anche nelle situazioni più complicate e più difficili. Per noi oggi abitare vuol dire anche dentro il nostro territorio, all'interno anche delle nostre regioni, essere capaci, per esempio, di aprire le nostre porte, di eliminare le mura e le barriere, perché altre persone che stanno peggio di noi possano entrare nelle nostre case, possano entrare nelle nostre città, possano entrare nelle nostre comunità e creare quella fraternità, creare un luogo dove ci si sente accolti, dove ci si sente amati. Lo so che non è facile, perché questo ci domanda prima di tutto di uscire dal nostro egoismo e da noi stessi. Ma per abitare veramente il mondo di oggi, per abitare le nostre case e le nostre comunità, dobbiamo prima di tutto noi essere capaci di uscire dal nostro egoismo. Sentiremo proprio ora la testimonianza di alcune persone che proprio qui nelle nostre terre sono uscite dal nostro territorio, hanno incontrato altre persone, hanno incontrato altre culture e lì sono riusciti a fare famiglia, a fare casa, a fare comunità. Abitare il confine è difficile per uno capirlo che non l'ha vissuto, no? Noi goriziani da ambe le parti, sia oggi in Slovenia che in Italia, una volta Jugoslavia, prima Italia e prima ancora Impero Austro-Ungarico, penso che sul confine siamo nati. Una volta, quando c'era Jugoslavia, proprio dietro le mie spalle c'era la cortina che si vede
È così che divideva due sistemi, dall'altra parte comunismo, qui chiaramente democrazia. Però il confine è fatto per dividere, sì, però anche accomuna la gente. Cosa vuol dire il confine? Io qualche volta dico della mia casa, io sono nato nella valle di Vipaco, Vipau Scadolina, oggi i miei nonni sono nati in Austria, sempre la stessa casa, parliamo della casa contadina in un borgo piccolo, sono nati in Austria, mio papà e mia mamma sono nati in Italia, io sono nato in Jugoslavia, oggi lì è Slovenia. Si pensa proprio qui dietro di noi, proprio qui c'era la prima guerra mondiale con milioni di morti, dopo il fascismo con regime totalitario che sappiamo bene che ha proibito per esempio l'uso dello sloveno, tutto alla fine del 45, dopo sappiamo la storia delle foibe, no? E tutte queste cose qua che hanno lasciato le ferite. Oggi io vivo qui e lavoro qui, sono sposato con una friulana e qui è un altro aspetto. Io, essendo sloveno, sono sposato con una friulana. I nostri figli parlano sia friulano, sloveno che italiano, chiaramente lingua franca, lingua d'uso italiano, però si cerca di preservare questo nostro patrimonio. Questo confine era sempre morbido, il confine reale, dopo ci sono stati gli stati che hanno detto no, qua è il confine così, ma la gente si sposava sempre. Ai cognomi di qua, di là, matrimoni misti, chi ha dimenticato la lingua, tutta mescolanza. Chiaro che noi dobbiamo, e le chiese, devo dire, qui hanno fatto molto bene sempre. Il grande patriarcato d'Aquileia che ci ha dato a tutti gli abitanti del Goriziano, dell'arcidiocesi di Gorizia, prima di tutto l'insegnamento del Vangelo, ci ha dato la cultura europea, ma quella nobile cultura di rispetto per il diverso. Nello stesso momento, mille anni fa, i patriarchi predicavano il rispetto per i diversi, per le altre lingue e così via. E in più è bello. Questi confini ci mancano, confini non confini ci mancano, è una cosa, se sono riusciti i nostri avi da tutte le nazioni qua vivere 15 secoli senza fare una guerra, tra di noi sono dovuti venire i grandi totalitarismi per fare le guerre qua, mi auguro che ci saranno 20 secoli adesso senza queste guerre inutili. Abitare. Io abito, tu abiti, egli abita, ma noi abitiamo? La domanda ci sorge spontanea se sfogliamo le pagine dei giornali cartacei o ci tuffiamo in quelli virtuali del social network. A me, ma penso anche a voi, capita di farlo. Mi accorgo che sogniamo sempre più spesso ambienti accoglienti, con meno problemi, delle specie di paradisi in terra rispetto a quelli dove normalmente viviamo. Eppure, per giungere a creare questi paradisi, noi possiamo farlo, dobbiamo partire dal luogo in cui ci troviamo. Non è un compito facile, anzi impegnativo, pare disumano. Abitare i nostri condomini, i nostri quartieri, le nostre città, significa non fuggire, ma impegnarsi a cambiarli.
E questo non può avvenire che partendo dall'ascolto di chi ci sta accanto, cercando di cogliere le sue potenzialità, ma anche le necessità di cui è capace. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Le parole della Gaudium et Spes possono essere il nostro cammino per un abitare consapevole, vissuto e condiviso. Ciascuno di noi, allora, è chiamato a farsi politico, con la P maiuscola, costruttore della casa comune, non delegando ad altri la responsabilità, ma impegnandosi in prima persona. Abitare la terra, abitare il luogo in cui ci troviamo, non è questione che si possa delegare con un voto ogni 4 anni o ancora meno. Magari ricordando ogni giorno le parole di Paolo VI, la politica è la più alta forma di carità e noi questa politica possiamo abitarla.